attenzione a Pellegrini che è lì vicino a dare un'opzione, un allungato in corsa a Jurgens che va con le mani, è letteralmente un cross colpo di testa, attenzione che De Marco che si godina, il pallone passa e rimbalza davanti a Benvenuti che però la fa sua. Coglie di nuovo sempre Fatati in mezzo alle maglie bianche del Real Monterotondo, lato corto di sinistra all'area di rigore, ecco Montesi, trasportato in mezzo, altro cross, attenzione a De Marco che ha provato a girare di testa, non era facile, impreciso, però occasione per la Tiburro. E occhio ai movimenti che partono dal limite dell'area di rigore, c'è Pellegrini a destra, Maurizi va al cross, colpo di testa vincente, vantaggio Tibur ma c'era fuori gioco. A cercare Vestinicki, il pallone scorre, Vestinicki con l'esterno verso Maurizi, pallone al centro, attenzione, pallone arriva a Pellegrini, Pellegrini calcia in diagonale e trova il vantaggio per la Tibur, stavolta è tutto regolare, Pellegrini porta avanti la squadra tiburtina. Prova ad uscirne palla al piede Mele d'Andri, arriva anche Malvestuto a dare supporto, però il pallone è corto, eccolo lo slovacco, attenzione al pallone all'interno dell'area di rigore, doppio rimpallo, sta arrivando di nuovo Malvestuto, poi conclusione a fil di palo, campo in tutto ok, si può giocare di nuovo, occhio a questi movimenti davanti alla linea di porta di Zappalà, crossa da quelle parti, Zappalà si allunga con il pugno, forse ha subito fallo in attacco, è così intervento di Valentini che aveva capito tutto. Pellegrini, di nuovo Zappalà. Pressa Squerzanti, attenzione a Zappalà che scivola, attenzione Squerzanti, si allunga, mamma mia che brivido, stava per fare un disastro Zappalà. Solito schema di prima, con il cross di Recucci, colpo di testa, Zappalà sulla linea, ha salvato, che parata, anzi il pallone ha varcato totalmente la linea, allora il Real Monterotondo ha pareggiato. La bandierina stavolta da destra, sempre Maurizi al cross con il destro, colpo di testa ad allontanare di Riccucci, poi quello di Manca a liberare l'area, Grossi si coordina, fa partire il destro volante, impreciso, non era facile, si muove Manca che riceve, lascia un po' a metà strada il pallone, prova ad approfittarne De Marco che la perde, allora attenzione a Mele d'Andri, riesce comunque a crossare in mezzo, Malvestuto allunga il piede sinistro non riuscendo per inquadrare la porta con un angolo stretto, Tato allora allontanato da Fatati a lottare Vestenicki che ha buttato a terra Primasso, attenzione che l'arbitro ha il cartellino rosso in mano ed espelle Vestenicki, allora rimane in 10 la Tibur nel momento cruciale. Punto Grossi, occhio anche a Diemma, cross al centro dell'area di rigore, pallone scorre e finisce in rete, vantaggio della Tibur nonostante l'inferiorità numerica, ti regala poi il possesso, forse no perché c'è Albanesi che fa un ottimo lavoro, Albanesi altro lancio lungo trattenuto, forse Montesi va a lottare per Rotta, occhio a Riosa, pallone alzato all'interno dell'area di rigore, arriva Zappalà, Andri va in verticale, viene D'Andri messo giù, attenzione al pallone che si impenna, il colpo di testa, poi quello di Rioso, occhio a Squerzanti, la posizione è regolare, uno contro uno con Jurgens, cross al centro, secondo palo, colpo di testa, c'è la rete del pareggio nel finale per Real Monterotondo. Con un braccio, ma il recupero è scaduto dopo 10 minuti, quasi 11, oltre il 90esimo, si chiude così, Real Monterotondo Tivoli è 2-2, un punto a testa.